Esagerato, lo vedo. Ma Mirko Mori è la sfida che voleva, l'ultra violence. Sì, è la sfida che voleva, quella contro lo stare in piedi, contro essere in grado di stare in verticale. Non so se la vince contro quella. Il suo no. Il polemico elevato. Quella è una sfida terribile. Come? È davvero alta, dai. È davvero alto l'hype per questo match. Fatal 4 Way valevole per il number one contender del titolo Fight Forever, detenuto adesso da Dennis. Più avanti non sappiamo, perché stasera ne vedremo delle belle. Deve chiudersi una questione abbastanza lunga e complicata. Inizia il match, i quattro del centro del ring che si studiano un attimo la situazione. E subito Brixia Ball Breakers che si fanno riconoscere con il loro nome, ma Atlas ha mandato sul Lepron. Mirko Mori è subito fuori. Ancora Dave Atlas con una valanga su Bjorn. Cancella Luca Bjorn. Guarda come lavorano bene i Brixia Ball Breakers, anche se non sono questo match Brixia Ball Breakers, ricordiamocelo. Attenzione, Bjorn sulle corde si blocca. E blocca anche l'arrivo di Dave Atlas. E guarda Bjorn come agisce di agilità. Mamma mia. Tira su. Come che può sollevare tutto. Che colpo, mamma mia, che elbow nella nuca. Si è sentito veramente tremendo. Un colpo fino a Bergamo centro. Peso impressionante. Attenzione ancora Mirko Mori dentro il ring, che agisce contro Luca Bjorn, spedito alle corde. Guarda come mette a sedere Luca Bjorn, attenzione Mirko che prova il calcio di rigore, andato a vuoto e ginocchiata devastante su Luca Bjorn. Mamma mia, che colpi! E ancora un mezzo dei Brixia Ball Breakers, si carica, body slam su Luca Bjorn, super carica, attenzione, moonsault, standing, 1, 2 e... solo conto di 2. Pericolosissimo Mirko Mori. E ora è derby di Brescia qua. Nico Inverardi contro Mirko Mori al centro del ring. Guarda come sguscia via Inverardi, fuori classe, che prova subito a bloccare la caviglia di Mirko Mori. Che tecnica. Questi due si conoscono perfettamente, hanno fatto decine, centinaia probabilmente di match uno contro l'altro. Oltre a essere stati campioni di coppia assieme, si conoscono perfettamente, compagni di allenamento, sanno esattamente quello che sta per fare l'altro. Mirko Mori che stende gente con il dropkick. Atlas ora ha preso dei gran schiaffi. Enziguri su Enziguri e Luca Bjorn a terra. Si carica Mirko Mori, carica il pubblico di San Paolo d'Argone, pronto a prendere la rincorsa. Uppercut su Nico Inverardi, la rincorsa e ma guarda ma dei Atlas lo mette, cancella con una pounce Mori. Attenzione, prova Dave Atlas ad alzare Nico Inverardi e ce la fa, guarda come lo carica su Luca Bjorn. Atlas non prova ad alzare qualcuno, Atlas alza qualcuno. Ma Bjorn è pronto per... Dave Atlas è più scaltro che prova la powerbomb, eccolo che inizia a girare e stende Nico Inverardi. Anche Inverardi usando Bjorn come arma. Guarda, si porta a casa la spesa Dave Atlas. Oh mio Dio, la forza di quest'uomo è prima di ogni senso. Spettacolo qui a San Paolo d'Argone per Peace Forever. Incontro valido per la number one contender al titolo Fight Forever. Qua Atlas ha fatto veramente qualcosa di incredibile. Devastante, terrificante. Attenzione, 1, 2 e Atlas ne esce, incredibile. Mirko Mori che va a prendere il suo compagno Nico Inverardi. Ora la testa che gira come Mirko Mori che... Attenzione, Nico Inverardi è abituato a grandi imprese tecniche. Si conoscono troppo bene. Nico Inverardi andava per la ankle lock, ma Mori l'ha perfettamente bloccato. Però... prova lo schieramento e fuori classe, niente. E prova la sottomissione, guarda come lo chiude, Mirko Mori dolorante. Ricordiamo che quindi le corde non servono a niente, nonostante siano così vicine. L'arbitro lo invita a cedere, ma Mirko Mori si libera. Messo ancora a terra da Nico Inverardi, che agisce sul braccio dell'Ultra Violence. Arm breaker! Che tecnica fantastica! C'è Bjorn dietro Nico Inverardi che lo carica. Ma Inverardi ancora, guarda la tecnica. Chop, gara di chop qui. Non so, fare una prova sui colpi con Bjorn potrebbe non essere l'idea vincente. Inverardi però. Inverardi c'è. Ti carica, prende la rincorsa, è fuori classe, ma Bjorn, che calcione devastante! Attenzione di Luca Bjorn che ha ancora quella testa che gli gira, tanto quanto Mirko Mori prende la rincorsa. Attenzione Bjorn sull'epron, che cosa vuole fare? No, attenzione sulla terza corda e vola Bjorn! Oh mio Dio! Come vola Bjorn! Volo completamente cieca. Grandissimi applausi da parte del pubblico di San Paolo d'Argone per Luca Bjorn, il berserker vichingo che vuole una chance al titolo Fight Forever, manda Dave Atlas dentro il ring. Inverardi cancellati. Chiama la terza corda, vuole volare ancora, ci ha preso gusto. Abbiamo abituato a queste imprese in volo, attenzione, ma Dave Atlas. Dave Atlas c'era. Era pronto, prende la rincorsa, colui che può sollevare tutto, bloccato. Da Bjorn che prova la tentativo di submission alle gambe, cosa vuole fare? Oh, come l'ha bloccato, che male. Dave Atlas che urla del dolore, e intanto gara di botte in tutto questo, e intanto Dave Atlas soffre, poverino, soffre di sottomissione. Luca Bjorn sta prendendo dei colpi tremendi, ma non accenna a mollare la... no, blocca il calcione di Mirko Mori spedito su Inverardi. Oh, questo è tour prenotato per Luca Bjorn. Oh, attenzione! Bravo suplex, spezza le gambe di Atlas. Bjorn ha resistito una raffica di colpi, veramente. Grandissima prestazione di Luca Bjorn qua. Allora, ma a Peace Forever, ma Inverardi. Qua parte con la encollock. Qua può essere veramente finita. Una delle manovre finali caratteristiche di Nico Inverardi. Gli altri partecipanti al match sono veramente... Ma Bjorn già sapeva però lo schieramento. No! Ginocchiata, carica Bjorn German, sguscia, chiaffone potentissimo. Qua facciamo partire l'hashtag cash, hashtag schiaffitura. Cosa vuole fare? Spettacolo di Nico Inverardi, mio Dio. Schieramento 1-2 e Mori riesce a pulire lo schieramento. Mamma mia, e adesso questi due continuano a fare scintille. Meno male che sono amici, per fortuna. Si stessero antipatici non voglio sapere cosa succederebbe. Si sono voluti bene, si sono odiati. Si sono voluti bene, sono odiati. Vedere Mirko Mori e Nico Inverardi è sempre uno spettacolo, vederli assieme sul ring. È una di quelle cose che voglio pagare il biglietto, per vederli. Attenzione, Nico Inverardi in ginocchio. Mirko Mori sull'apron che prende la... Attenzione, Nico Inverardi! Partendo dalle corde. E tanti saluti al fuori classe. 1, 2 e 3, Luca Bjorn riesce all'ultimo 0,01 di secondo e carica tentativo Mori per la valalla drive connessa, attenzione anche Bjorn, 1, 2 e 3, ultimo millesimo di secondo di Atlas di nuovo salva la situazione, e quindi siamo ancora lì a cercare di decretare un number one contender al titolo Fight Forever di nessuno il proprio number one contender. Luca Bjorn, raffica di colpi. Attenzione, alzato, spinebuster! Spinebuster! Devastante di Dave Atlas che prova anche lui a chiudere Atlas, un match che potrebbe essere il suo. Sì, le aspettate prima Bjorn. Veramente forti. E qui la rincorsa di Dave Atlas e anche i sollevamenti sono compromessi. Attenzione, prende la rincorsa! Bjorn riesce a saltarlo a vuoto. Figuraccia di Dave Atlas che ora ne pagherà le conseguenze. Alzato da Bjorn, Fisherman Buster, Bjorn sugli scudi, Luca Bjorn. Schieramento 1-2, ancora Mirko Mori, sempre lì Mirko Mori che lancia fuori dalla ringa il berserker vichingo. E ora, attenzione, prova, che cosa vuole fare? Potrebbe veramente, attenzione, 1, 2 e solo conto di 2, com'è possibile? Dave Atlas esce anche dallo schieramento, è uscito da un paesaggio devastato e lo carica di nuovo, di nuovo 1, 2 e 3, adesso è finita. Mirko Mori, mio zio, Mirko Mori con 2 pay driver, è una close line da decapitazione. Mette a nanna dei Atlas. Mirko Mori è number 1 contender al titolo Fight Forever. Mamma, tutto starà a vedere.